Gli extraterrestri sono nel nostro pianeta per darci una possibilità di entrare a far parte di una gigantesca, immensa coalizione di civiltà planetarie evolute che si godono il cosmo, ma se lo godono proprio. Non hanno sistemi politici, non hanno sistemi bancari, non hanno preti, papi, imam, Khomeini, non ce l'hanno. In quelle società ciascun cittadino è sacro come qualsiasi altro. I regnanti di queste o i dirigenti di queste società sono solo uomini saggi e pieni d'amore. Ve lo immaginate avere dei presidenti, dei dirigenti che sono uomini saggi e pieni d'amore? Noi abbiamo dei mostri criminali come dirigenti. Gente che andrebbe sparata alla schiena per quante ne fanno. Criminali, assassini. Ma noi siamo complici. Quindi gli extraterrestri sono qui per darci questa conoscenza. La conoscenza è il bene più prezioso dell'universo. Ad esempio, noi siamo tutti immortali, tutti. Siamo entità che temporaneamente usano un abitacolo psico-biofisico per muoversi in una dimensione che non è la nostra. E questo lasso di tempo è tra vita e morte. Vi rendete conto che cosa drammatica sia essere eterni e non saperlo? Non saperlo perché me l'ha detto Caria, saperlo come fatto scientifico, che è già stato dimostrato, ma non ce lo dicono. Non ce lo dicono. Noi crediamo alle loro bugie, l'inferno eterno, ma se fosse vero Dio è un cane, è un criminale, onnipotente, onnisciente, Dio mi crea, siccome è onnisciente sa già che finirò all'inferno, ma quello è un criminale. Se l'onnipotente, onnisciente crea un figlio perché siamo suoi figli, per condannarlo per l'eternità, quello non è Dio, quello è un mostro. Quindi ci hanno raccontato un sacco di panzane per il solito motivo. Noi lavoriamo e loro si godono i frutti del nostro lavoro. Cioè vivono a UFO. Questa è la nostra situazione. Per questi esseri la nostra condizione è miserabile. Noi dobbiamo pagare un banchiere per vivere. Cioè io, che sono un figlio di un essere luce divino, devo pagare un banchiere per avere pezzi di carta. Ma come si fa ad assoggettarsi a un sistema così stupido? Eppure siamo tutti sotto a correre come matti, magari a fare lavori che non ci piacciono, per avere quei pezzi di carta, se no non viviamo, moriamo. Perché i pezzi di carta non li fa Dio, li fa una banca. Quindi siamo schiavi delle banche. Come possiamo accettare questa condizione? Perché siamo a uno stato di coscienza larvale. Non siamo in grado di fare 2+2. Non lo sto dicendo io, l'ha detto Mario Draghi. Anni fa è stato intervistato da un giornalista in una conferenza stampa e lui ha detto, cercatevelo il video, la BCE ha fondi illimitati. Come c'hai se c'hai fondi illimitati puoi risolvere la fame nel mondo, la povertà, cioè puoi risolvere la scolarizzazione, puoi fare tutto se hai fondi illimitati. E allora perché non li risolvi? Perché sei un criminale. Questo mi viene da pensare, logica. Se uno mi dice io ho fondi illimitati ma me li tengo io e voi crepate, quello è un mio nemico. Quindi come posso accettare io che un mio nemico diventi presidente del Consiglio? Perché i consigli che mi dà non sono buoni.